Allora, abbiamo perso sensi, senza sensi non si parte. Effettivamente mi ha mandato un messaggino, mi raccomando dimmi quando ci sei. E io ho risposto adesso. Sta arrivando? Allora, buongiorno e buonasera a tutti, scusate il ritardo, è stata una giornata che ancora non è finita, ma ricca di momenti molto molto importanti e molto positivi. Sono davvero soddisfatto del lavoro di queste ore. Consiglio dei Ministri è una giornata che naturalmente è segnata dall'approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato di una riforma straordinariamente importante, che è la riforma del titolo quinto, che è la riforma del Senato, che è l'abolizione del CNEL, la riorganizzazione dello Stato. Siamo davvero in un momento straordinariamente importante per la vita del nostro Paese e credo che non sia possibile non vedere come il processo di riforme strutturali che abbiamo iniziato a percorrere sta producendo tappe con un ritmo che dopo tanti anni di ritardi è veramente un ritmo giusto. Non penso che stiamo facendo le corse, stiamo approvando gli atti nei tempi regolari e che dopo essersi abituati a una politica che andava a rallenti, ora che la velocità è quella normale, i primi ad essere stupiti siamo noi. Non è sufficiente però il quadro delle riforme costituzionali, su cui peraltro il mio ringraziamento va al Ministro per le riforme, Ministro Boschi, alla Presidente Finocchiaro, al Correlatore Calderoli, ma anche per la straordinaria tenacia che ha dimostrato, arrivando persino ingessato a darci una mano al percorso di riforme, alle forze politiche, quelle che sostengono la maggioranza e quelle che non sostengono la maggioranza, come Forza Italia, che pure hanno condiviso questo progetto di riforma, e mi piacerebbe tanto, lasciatemelo dire, discutere nel merito delle questioni, perché quando sento dire che qui stiamo andando verso una involuzione autoritaria, un sorriso si stampa sul volto, tanta è l'assurdità di questa accusa, ma avremo modo nei prossimi giorni, in particolar modo quando andremo sulla legge elettorale e quando dimostreremo che la legge elettorale di cui si sta discutendo è quella che dà il minor numero di seggi tra tutte quelle di cui si è discusso, stante per esempio i risultati delle ultime elezioni. Ma non voglio mettere troppa carne al fuoco, mi limito a dire che il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul terzo settore, mantenendo quindi l'impegno sulla riforma del terzo settore. Domani il Ministro Poletti lo illustrerà nei dettagli. Servizio civile universale, 5 per 1000 stabilizzato per legge, obblighi di trasparenza per le associazioni che hanno il 5 per 1000, riforma del codice civile, grande momento di svolta per questo settore, era un impegno che avevo preso il 12 aprile a Lucca, agli Stati Generali del Volontariato, il 12 maggio in Consiglio dei Ministri le linee guida che abbiamo presentato alla vostra attenzione, grande discussione tra gli operatori e oggi il testo che viene approvato dal Consiglio dei Ministri. Il Ministro Poletti, vi ripeto, domani sarà a vostra disposizione con tutti coloro i quali ne hanno seguito questa vicenda. Tra l'altro arriva in contemporanea sostanzialmente all'approvazione in Parlamento, verrà tra una quindicina di giorni, della legge sulla cooperazione internazionale che è attesa da 27 anni. Secondo punto che mi sembra molto molto serio, importante e significativo, che abbiamo visto quest'oggi è stato abbiamo riesaminato in modo tale da poterlo licenziare dopo tutta una serie di discussioni che c'erano state, vi ricordate anche qualche giornale aveva parlato di testi fantasma, il testo sulla pubblica amministrazione, il disegno di legge, perché come sapete il decreto ha già iniziato il suo cammino, il suo iter procedimentale
in Parlamento e vedrete domani Marianna Madia ne parlerà con voi o con nelle forme che riterrete più opportune. Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e per le imprese, che cosa accade? Accadrà che alla fine del percorso di riforma, quindi alla fine del progetto dei mille giorni, il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione è rovesciato. Io oggi vado a fare la coda in un ufficio, perdo 70 minuti per fare la carta d'identità o magari una settimana per fare la carta d'identità digitale. Alla fine di questo percorso, scandito nei tempi dal disegno di legge delega, la pubblica amministrazione avrà il dovere di mettere online tutti i tipi di certificati che attraverso le applicazioni offrire ai cittadini la possibilità di scaricare il certificato o se no di inviarlo a casa entro 48 ore. È un meccanismo di rivoluzione copernicana. La pubblica amministrazione che va a casa del cittadino e non viceversa. Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni, si supera il concerto, conferenza dei servizi, segnalazione di inizio attività, ce ne sono diverse questioni, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la dirigenza pubblica, la procedura e i criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione, il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, i servizi pubblici locali. Tutti i disegni di legge delega che finalmente prendono il via. Vi segnalo perché sia importante alla vostra attenzione anche che oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato le proposte del Ministro Madia sull'agenzia digitale. Il Presidente del Consiglio collaborerà con un team di persone, il consigliere per l'innovazione a Palazzo Chigi sarà Paolo Barberis, uno dei ragazzi che aveva fondato Dada qualche anno fa, e poi una serie di persone lavoreranno insieme a noi, Stefano Quintarelli sarà il presidente del comitato di indirizzo, dando quindi insieme ad altri amici cui nomi verranno resi pubblici nei prossimi giorni sulle linee strategiche di indirizzo dell'innovazione nella pubblica amministrazione e questo tra l'altro accadrà sostanzialmente in nell'arco dei prossimi giorni perché c'è da nominare il Digital Champion, tutta una serie di figure della pubblica amministrazione. Alessandra Poggiani sarà il direttore generale dell'agenzia digitale. Mentre, già così vi dico anche questo nome, oggi abbiamo anche nominato la direttrice dell'Agenzia per la coesione e lo sviluppo, quella che deve gestire in qualche modo i fondi europei, nella persona della dottoressa Maria Ludovica Agrò. Vado avanti sul tema delle riforme, per dire terzo settore, pubblica amministrazione, la cooperazione. Oggi abbiamo anche discusso, anche se poi formalmente per un'esigenza di tempi lo approveremo la prossima settimana, il rifinanziamento delle missioni, un'esigenza di tempi legati alla conversione del decreto in Parlamento, quindi preferiamo, avendo ancora un po' di giorni, approvarlo il più tardi possibile, ma nell'ambito della scadenza, perché dal 30 giugno poi ci sono 30 giorni, quindi entro il 30 luglio possiamo pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale per consentire al processo di conversione in legge del decreto di non subire il problema dei 60 giorni legato alle ferie, quindi è una questione di tecnicalità. Il passaggio sull'ILVA che il Ministro Galletti e la Ministra Guidi presenteranno nei prossimi giorni, dicevo, e ho finito, è stato fatto un'analisi dettagliata, ho chiesto al Ministro Boschi di seguire personalmente il tema dei decreti attuativi, ce ne sono ancora 752 da disciplinare, da realizzare, di cui 286 risalgono al Governo Monti, 304 al governo Letta e 162 al nostro governo, dei quali il 60% è in scadenza. Quindi c'è anche un problema del nostro governo e in generale del modo di fare leggi. Bene, il Consiglio dei Ministri oggi ha condiviso un metodo per cui all'inizio di ogni Consiglio dei Ministri il Ministro per l'attuazione del programma individuerà nome e cognome dei Ministri con i singoli provvedimenti, così che questa sorta di pubblicità
e trasparenza totale, che è non soltanto sui siti ma nel nostro modo di procedere, aprirà i lavori del Consiglio dei Ministri. Questa è la nostra priorità. Inutile fare leggi se poi non si attuano o non si applicano. C'è stata anche una bella discussione accesa su questo punto, perché trovo allucinante che si continui con un sistema come quello, 286 decreti sul governo Monti, del governo Monti, 304 del governo Letta. Tutte le altre cose non gliele diciamo oggi, se no sono troppe e poi non dovete fare l'inserto speciale. Se ci sono delle domande specifiche rispondo volentieri, se no vi lasciamo a scrivere i pezzi. No, ero convinto che non ci fossero domande.